non c'è proprio tensione. Mi piace più la radio della televisione. La radio è sempre in viaggio, la tele è sempre a casa. Se luce minerale, torni in tappo le disgrazie. Mi piace più la radio della televisione, perché c'è fantasia nell'immaginazione. L'accendi quando vuoi e cambi la frequenza. Invece il teleschermo ti dà la dipendenza. Ben ritrovati a tutti quelli che seguono sulla piattaforma live di Facebook o in registrata sul canale YouTube. Questa è la Metamuta on the air. Ancora al timone della stultifera Navis che solca le onde virtuali del web c'è il vostro subpartigiano Simo con il fido prodiere Giampabro che supporta la deriva spazio-temporale della nostra radio. Piccolo problemino tecnico, siamo partiti con 2 o 3 minuti di ritardo, ce ne scusiamo. Allora, perché noi gli audio di stiva lungo? Sei all'ascolto di Radio Metamuta on the air. Idee e musica per la resistenza umana. L'8 dicembre del 1980 ero su un treno vicino a Pisa e vengo a sapere che avevano ucciso John Lennon. Sono passati 40 anni, il mondo è meno ricco senza la sua presenza. La puntata di oggi te la dedichiamo tutta, John, che la terra ti sia sempre lieve. Ieri Noam Chomsky ha invece compiuto 92 anni, una delle menti più affascinanti che popolano i nostri tristi giorni sotto il giogo del capitale. Per gli auguri vi proponiamo un passaggio di un film che abbiamo più volte richiamato, questo è Il buon compleanno allo zio Noam da parte della famiglia di Captain Fantastic. Adesso vi chiedo il favore di chiudere gli occhi. Potete aprirli. Buon compleanno, Noam Chomsky. Ma non è nato il 7 dicembre? Sì, ma noi lo festeggiamo oggi. Zio Noam, oggi è il tuo compleanno. Zio Noam, oggi è il tuo compleanno. Zio Noam, oggi è il tuo compleanno. Zio Noam, zio Noam, zio Noam. Evviva! Nella notte tra il 5 e il 6 dicembre 2007 un incendio scoppiato nello stabilimento torinese della ThyssenKrupp uccide 7 operai. Sono Antonio Schiavone, Giuseppe De Masi, Angelo Laurino, Roberto Scola, Rosario Rodinò, Rocco Marzo e Bruno Santino. Io non dimentico, la Metamuta non dimentica. Ci sono da decenni circa 3 morti al giorno sul posto di lavoro, 1000 morti all'anno, più di 2000 infortuni quotidiani denunciati all'INAIL, quindi in queste statistiche non sono rilevati gli infortuni dei lavoratori in nero. 40 infortuni al giorno hanno prognosi invalidanti. È una guerra. Non è possibile nel 2020 in uno stato civile uscire di casa la mattina per andare a lavorare e non tornare più. Già il lavoro salariato è una tortura, se poi il lavoro è causa di patologia o di morte non è assolutamente accettabile. In memoria dei ragazzi della ThyssenKrupp questa è Non mi scorderò di te della banda popolare dell'Emilia Rossa. Voi
volevo dirti tante cose ancora, da non saperle ricordare, raccontar di te che dormi mentre corro al lavoro. Avrei voluto aggrapparmi ancora al calore del tuo ventre, dalla mia cella senza sbarre, maledetta linea 5. Tu che corri, insegui le tue cose, le tue spine, le tue rose, non scordarti mai di me. Tu che sogni terre sconfinate e i fantasmi dell'estate, non scordarti mai di me.
Oggi abbiamo deciso di presentarvi due personaggi che per motivi profondamente diversi e con modalità assolutamente non paragonabili sono comunque due outsider, una donna e un uomo che hanno lasciato una traccia assoluta e che hanno proposto una visione del mondo che il sistema di dominio ha sicuramente stigmatizzato, ma che ha anche saputo recuperare, come al solito, perché il capitale ha questa grande capacità a stravolgere gli elementi di rottura e inserirli nel suo sporco gioco di potere. Una delle esperienze più significative degli anni 70 è stata quella del femminismo, con tutto quello che questa lotta ha comportato in termini di esaltazione del diritto della donna all'uso del proprio corpo nei modi che più le aggradano. In quegli anni la battaglia contro la mercificazione del corpo delle donne è stata determinata e assoluta. Moana Pozzi ha deciso di fare del suo corpo una leggenda. Non è stata solo un'icona dell'erotismo, ma anche una donna da ammirare per il suo coraggio e la sua spregiudicatezza morale e anche quella intellettuale, tanto da farne paradossalmente quasi il simbolo di un nuovo modello di femminismo. Nata in una famiglia genovese cattolicissima, Moana Pozzi studia presso un istituto delle suore, frequenta il liceo scientifico e studia per 6 anni chitarra classica in conservatorio. A 18 anni comincia a partecipare a concorsi di bellezza, posa nuda per pittori e fotografi e si trasferisce a Roma per frequentare gli ambienti del cinema. Comincia a girare pellicole erotiche tra l'imbarazzo della sua famiglia. Intanto il nome di Moana Pozzi comincia a farsi notare nell'ambiente, non solo in quello dell'art, ma anche in quello più istituzionale. La sua verve e il suo carisma le permettono di affrontare tranquillamente le sempre più numerose apparizioni televisive, in cui viene sempre chiamata con lo scopo di aggiungere un po' di pepe alla programmazione generalista. Nel 1981 lavora a Radio 2 per la trasmissione per ragazzi Tip Tap 2, mentre un paio di anni dopo tiene qualche comparsata in film normali. È la ragazza che esce nuda dalla vasca di Manuel Fantoni in Borotalco di Verdone e appare addirittura in Ginger e Fred di Federico Fellini. L'86 è l'anno dell'esplosione come pornostar, entra nella nota scuderia di Riccardo Schicchi e gira numerosi film che producono incassi da capogiro. Il genere di mercato ormai è quasi totalmente orientato all'home video e così Moana entra nelle case di milioni di italiani. Nel 1987 però conduce insieme a Fabio Fazio Jeans 2 su Rai 3, programma pomeridiano per ragazzi. Vi potete immaginare la Feder casalinghe che cosa fece, andò su tutte le furie e costrinse Moana Pozzi a ritirarsi. Passano pochi mesi e Antonio Ricci la ingaggia per Matrioska in onda su Italia 1. Viene registrata una puntata in cui Moana compare completamente nuda, ancora polemiche, grida di censura e la trasmissione viene sospesa. Ricci cambia allora il titolo del programma in Araba Fenice e riesce a far trasmettere Moana come valletta nuda, che diventa, manco a dirlo, un personaggio nazionale popolare, oggetto di dibattiti ed editoriali, nonché di analisi da parte di intellettuali e scrittori, polemisti ed editorialisti, tutti a sottolinearne la bellezza, il suo ruolo di fenomeno di costume, ma anche la sua classe, la sua totale mancanza di volgarità nel porsi. Il 1991 è l'anno di un altro scandalo, conclusosi con uno dei casi di censura occulta più incredibile dei nostri giorni. Esce infatti quella sorta di memoriale che è Filosofia di Moana, un libro della pornostar in forma di dizionario. È una carrellata di pensieri, gusti e inclinazioni, ma soprattutto di descrizioni di relazioni con uomini famosi, conosciuti molto da vicino, che fa molto scalpore. Moana non si esime dall'elargire delle vere e proprie pagelle relative alle rispettive qualità amatorie di cantanti, attori, comici, nessuno è risparmiato e nemmeno i politici. Sempre nel 91 Moana Pozzi realizza insieme a Vario Werger un film d'animazione intitolato Moana Land, che insieme a I Remember Moana
dopo essere stato presentato al Palazzo delle Esposizioni e raccogliendo l'attenzione di Enrico Ghezzi per Blob e Fuori Orario, fu l'unico cartoon premiato con la menzione speciale all'International Erotic Film di New York. Oggi le due pellicole conservate in Rai sono un vero piccolo cult per gli ammiratori di Moana. L'anno dopo è la volta della sua prima avventura politica, si presenta alle elezioni con il Partito dell'Amore, sorta di braccio politico dell'agenzia Diva Futura di Schicchi. L'operazione fallisce clamorosamente, ma il tasso di celebrità balza alle stelle. Moana Pozzi è ormai una macchina che produce denaro. Compra un attico da 2 miliardi a Roma e vive una vita all'insegna del lusso e della ricchezza. Nel 1993 lo stilista Karl Lagerfeld la fa sfilare in passerella a Milano. Gli stilisti si infuriano, ma lui replica: le donne si muovono come Moana, mica come una top model. Il 15 settembre 1994 arriva però la notizia terribile: Moana Pozzi è morta in una clinica di Lione per tumore al fegato. Dicevamo prima della capacità di recupero del capitale, di ogni forma di trasgressione e di ogni forma di lotta. Sicuramente la pornografia e il mercato della carne femminile sono una delle caratteristiche più schifose del nostro attuale sistema. Ci scandalizziamo con determinazione e piglio moralistico del burka delle donne medio orientali, ma la nudità e lo stupro del corpo femminile che avviene in Occidente non è sicuramente cosa da meno. Sempre i maschi comandano e sempre i maschi esercitano dominio. Ma Moana Pozzi ha rappresentato sicuramente un elemento di forte rottura di questo sistema, collocandosi in un ruolo dove la vittima probabilmente esercita un potere davvero notevole. Noi che con la morale ci abbiamo litigato da piccolini, non ci si erge a giudici e non ci interessano le forme di scandalo che accompagnano sempre fenomeni come quello della pornografia. Ne riconosciamo ed individuiamo le forme di potere maschilista e anche le miserie che ne derivano dal punto di vista sessuale. In sé la pornografia però non sarebbe, a nostro avviso, disdicevole. Non lo erano certo gli scritti di De Sade o quelli di Oscar Wilde. Lo è diventata a causa appunto della capacità di recupero del sistema del capitale, e questo ce la rende odiosa con la sua ossessione per i dettagli anatomici e la perdita di senso e di trasgressione. Ma Moana sembra per noi al di sopra di queste vicende. Era dentro il sistema, lo ha addirittura reso virale e pervasivo, ma è sempre stata padrona del suo corpo e delle sue scelte. A noi piace ricordarla come un esempio di rivolta femminile che non ci sentiamo affatto di giudicare. Questa è una delle tante canzoni che hanno accompagnato la sua carriera. Il brano si intitola Amore tossico, nuda e più nuda. Lei è Moana Pozzi. Video, video, nuda, nuda.
È il 4 dicembre del 2011. Il Corinthians ha appena pareggiato 0-0 con il Palmeiras di San Paolo. Grazie al pareggio tra il Vasco da Gama e il Flamengo, il Timão, la squadra del Corinthians appunto, è campione. Quello stesso 4 dicembre del 2011, nella notte, si è spento a soli 57 anni, sempre a San Paolo, all'ospedale Albert Einstein, Socrates Brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira. Ma potete fermarvi anche a Socrates. Quel 4 dicembre del 2011 Socrates ha realizzato il suo sogno, l'utopia massima, morire mentre il suo Corinthians vince il campionato brasiliano. Una vita la sua segnata dall'utopia, una vita vissuta nel segno della massima utopia calcistica della storia del calcio, uno degli esperimenti più affascinanti, romantici e rivoluzionari che il pallone ha portato sulla scena nel corso del Novecento. Una vita trascorsa all'ombra di un progetto, un pensiero, una filosofia di gioco, ma soprattutto di vita, la democrazia corinziana. Siamo nel Brasile degli anni Ottanta, un Brasile in cui la dittatura del generale Figueiredo, quella iniziata nel 64 da Castelo Branco, è ancora viva, ma non se la passa più molto bene. I cittadini brasiliani iniziano a far sentire la propria voce e a farsi forza l'uno con l'altro. È già iniziato un periodo di fermento popolare che raccoglierà i suoi frutti nel 1985, quando finalmente il popolo brasiliano potrà tornare a libere elezioni. Un fermento popolare che affonda le sue radici anche in una storia singolare, una storia di un altro calcio. Una storia che ha per protagonista un dottore e per teatro di svolgimento uno stadio. Lo Sport Club Corinthians Paulista era da sempre la squadra del proletariato, la squadra che era nata nel 1910 per sottrarre il calcio al dominio delle classi più elitarie e consegnarlo in quelle del popolo. Perché mai come al Corinthians il calcio era considerato un veicolo di valori umani, prima che un semplice gioco. E forse nel periodo più buio della sua storia la strada del Timão si incrocia con quella di un ragazzo che si porta appresso il nome di un filosofo, grazie alla passione del padre per i classici latini e greci. Un ragazzo che si porta appresso il nome di questo filosofo e che studia medicina, diventa dottore per la felicità di papà Raimondo, che sogna che il suo ragazzo, quello col nome da filosofo, possa un giorno diventare un medico famoso, salvare vite ed essere importante per qualcuno. Beh, Socrates farà di più. Socrates scriverà la storia del calcio brasiliano e almeno per un po' di quello mondiale. Ma non solo. Siamo nel 78 ed è qui che si incrociano le strade del dottore e del Timão. È qui che collidono per dare vita luminosa alla stella della democrazia corinziana. Socrate è alto, elegante, gioca un calcio che ha un verso libero. Inquadrarlo in un qualsiasi schema di riferimento è difficile, impossibile, nonché inutile, perché al dottore non piace attirare tutta l'attenzione su di sé. Al dottore piace parlare di squadra, di collettivo, di insieme. La squadra è un tutto, io da solo non valgo nulla. Ed è proprio su queste parole, su questa idea di squadra e collettivo sopra ogni cosa, che nascerà la democrazia corinziana. Mario Travaglini in panchina, Adilson Monteiro Alves, un giovane sociologo barbuto, come direttore generale. E poi c'era lo spogliatoio, il luogo dove la democrazia corinziana prese piede. Ogni decisione veniva messa ai voti, discussa, elaborata. Ognuno aveva il diritto di dire la sua su qualsiasi argomento, dal menù per la cena fino ai moduli di gioco in campo. Ecco, i moduli di gioco. Non c'era uno spartito da seguire, non c'erano canovacci o copioni scritti. In campo Socrates ha licenza di creare, inventare, improvvisare, ma ogni giocata aveva un senso, uno scopo, un obiettivo. Ogni giocata, anche quelle che potevano sembrare fatte ad effetto per incantare, puntavano al meglio, puntavano al bene. Giocavano bene e si divertivano, giocavano bene e facevano innamorare i tifosi. Hanno detto tante cose, ma la verità è soltanto una: io colpivo la palla di tacco per farvi innamorare.
e si innamorano. È come se si innamorano. Il clima in Brasile si fa sempre più pesante. La dittatura militare prova a serrare i ranghi per resistere al suo inevitabile destino. Il sangue continua a scorrere. E il Corinthians, quando ha la possibilità di scendere in campo con uno sponsor stampato sulla maglia, non si fa scrupoli, non ci pensa due volte. I giocatori del Timão scendono in campo con due parole stampate sul proprio petto. Sì, sono proprio quelle: democrazia corinziana. Il Corinthians vince il campionato paulista nel 79, nell'82 e nell'83, ma sotto la democrazia corinziana non arriverà mai al titolo nazionale. Nell'84 il dottore lascia il Corinthians, che intanto stava vedendo naufragare la sua idea di calcio democratico, ma le sue idee hanno fatto breccia nel cuore del paese, che si appresta appunto a vivere le elezioni libere e democratiche. Socrates viene in Italia, viene alla Fiorentina, dove giocherà poco e non lascerà certo una traccia nella storia del calcio. Alla domanda di un giornalista: chi è l'italiano che stima di più, Mazzola o Rivera? Socrates risponde: non li conosco, sono qui per leggere Gramsci in lingua originale e studiare la storia del movimento operaio. Nel 1988 smette con il calcio, torna ad esercitare la professione medica, ma le regole gli piacciono poco anche nella vita di tutti i giorni. Si distrugge di alcol e sigarette, quelle sigarette e quell'alcol che torneranno a fargli pagare un conto salato, che gli distruggeranno lo stomaco prima del tempo. Si era guadagnato la fascia del capitano della nazionale brasiliana, ma non vinceva nulla, non ha mai vinto nulla con quella maglia. La vittoria più bella per lui è forse quella del 4 dicembre 2011, quella che non ha mai potuto vedere. Quel giorno, prima di vincere il titolo, i giocatori del Corinthians entrano in campo testa bassa e volto solcato dalle lacrime e un pugno chiuso alzato verso il cielo, come quelli della democrazia corinziana. Perché essere campione è solamente un dettaglio. Essere campioni è solamente un dettaglio. Quello che conta è ritagliarsi il proprio posto nella storia, quello che conta è lasciar vive le idee. Ci sono molti libri che parlano della democrazia corinziana. Io ne ho letto uno, davvero, davvero bello. Si intitola Compagni di Stadio, di Solange Cavalcanti, Fantango Libri Editore. Questa non è solo la storia di calcio, questa è la storia di una rivoluzione, recita la quarta di copertina del libro di Solange Cavalcanti, giornalista italo brasiliana nonché tifosa del Timão. Un saggio che parte da lontano, spiegando la situazione politica e sociale del Brasile e del calcio brasiliano, che si accende presto raccontando tutti i volti di una squadra che sfidò il regime. Un ritratto unico e romantico dell'ingenua comune, repubblica democratica o incredibile soviet calcistico, che fiorì e prosperò in Brasile nello Sport Club Corinthians Paulista, perché, come narra l'autrice, tra l'82 e l'85 il destino riunì nello stesso popolarissimo club di calcio di San Paolo un dirigente sociologo, un terzino sindacalista, un centravanti ribelle, un attaccante dal nome di un filosofo laureato in medicina. Attorno a loro, in quell'avventura, si radunarono in tanti compagni di lotta, di vita, di stadio. Questo è un brano di Gilberto Gil, amico di Socrate, si intitola Andar con Fé, andare con fede. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Olê, olê, olê.
mulher, afeta na cobra coral. Oh, 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 num pedaço de pão. Afeta na maré, tá na lâmina de um punhal. Oh, 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 na luz, na escuridão. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou. Tá no anoitecer, oh, 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 no calor do verão. A fé tá viva e sã, a fé também dá pra morrer. Oh, oh, triste na solidão. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. A fé vai onde quer que eu vá, oh, 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 a fé ou de avião. Mesmo a quem não tem fé, a fé costuma acompanhar, oh, 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 pelo sim, pelo não. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Oh, lele, oh, lala. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. È appena uscita una canzone degli Assalti Frontali in memoria di Lorenzo Orsetti, il nostro fratello di Firenze, che è morto il 18 marzo del 2019 in Siria. È stato ucciso mentre lottava a fianco del popolo curdo per liberarsi dal giogo dell'ISIS e della dittatura turca di Erdogan. Questa è Compagno Orso, loro sono gli Assalti Frontali. Mezzaluna rossa illumina la notte buia, noi siamo intorno al fuoco a free. Ale, alleluia. Il mondo intero capirà, capirà il perché, quando entreremo a Kobané. Ale, ale, ale. Il sorriso degli oppressi nelle montagne ci guidava, la libertà è un sogno, il sogno del Rojava. Se morirò in battaglia, compagni miei, quello che ho fatto io vi dico che lo rifarei. Caro compagno Orso, ammiro la tua forza, la voglia di lottare, il dolore smorza. Sei partito con un ideale, mai più oppressione e per sempre ribellione. Ci hai lasciato la vita per la tua lotta infinita. Scrivo con carta e matita che la tua storia non venga smarrita. E quello è il fiore di un partigiano morto per la libertà, per la resistenza, per l'uguaglianza, per ogni mancanza di diritto. Non ci hanno mai sconfitto, va avanti sempre e per sempre il nostro conflitto. Mi ci butto a capo fitto, non riesco a stare zitto. Osare, lottare, la libertà solidale. Sono nel tempesta, ponte di nonna. Noi costruiamo ponti in ogni zona. Insieme a te la mia voce risuona e ricorda la speranza della causa che non si abbandona. Mezzaluna rossa illumina la notte buia, noi siamo intorno al fuoco a free. Ale, alleluia. Il mondo intero capirà, capirà il perché, quando entreremo a Kobané. Ale, ale, ale. Il sorriso degli oppressi nelle montagne ci guidava, la libertà è un sogno, il sogno del Rojava. Se morirò in battaglia, compagni miei, quello che ho fatto io vi dico che lo rifarei. Il cielo
cielo ci sorride, le nuvole fanno corride, le montagne ci difendono da chi ci uccide. Siamo intorno al fuoco, intorno tutto brucia. In un mondo che si è perso, questa terra è piena di fiducia. Vicino o combattenti, donne e compagne, non abbiamo amici, noi abbiamo le montagne. Una regione dove ognuno ha la sua religione, senza paura di Dio e di non trovare l'amore, di non avere ragione, di dubbi ne siamo pieni. Ma i bambini corrono felici e sereni, quando li vedo mi viene nostalgia. E penso al Kurdistan e penso a casa mia, ora lasciamo una scia. I tuoi occhi diventano ali, vengo a portarti tra noi. Assalti frontali, compagno orso, morto in battaglia in corso, ucciso da uno sparo lungo il suo percorso. E il dolore di quelli che sono vivi e l'amore di cui non saremo mai privi in questa musica, che è gratitudine per chi ha lottato per la libertà, per l'identità contro la solitudine. Mezzaluna rossa illumina la notte buia, noi siamo intorno al fuoco a free. Ale, alleluia. Il mondo intero capirà, capirà il perché, quando entreremo a Kobané. Ale, ale, ale. Il sorriso degli oppressi nelle montagne ci guidava, la libertà è un sogno, il sogno del Rojava. Se morirò in battaglia, compagni miei, quello che ho fatto io vi dico che lo rifarei. I miei fratelli sono in strada, io non li ho mai scordati e mai li scorderò. Ho una famiglia in ogni posto, sono a posto bro. Ho la coscienza sporca anch'io, per questo ho detto stop. Non ho imbracciato le armi, ma le arti dell'hip hop. Militant rap con militantà, di città in città. Questa canzone la dedico a tutte e tutti gli antifa. Perché è vero, orso non lo conoscevo. Che vuoi farci se in TV solo cazzate riescono a raccontarci? Perché questa è l'Italia, sociale musica a palla. Zero sociale la musica, non si impegnano a farla. Non farti fottere compa, alza la testa. Ogni mia traccia è una protesta, te lo scrivo insieme a Salta e Tempesta. Ho visto gente partire e mai più tornare, per la libertà è alto il costo da pagare. Devi lottare sempre, lottare serve, perché si sa che nella vita si vince e si perde. E queste rime so per te, chi ce l'ha insegnato, nelle lotte dentro i cuori per sempre verrai portato. E per le strade bandiere rosse e nere al vento, è morto un partigiano, ne nascono altri cento. Mezzaluna rossa illumina la notte buia, noi siamo intorno al fuoco a free. Ale, alleluia. Il mondo intero capirà, capirà il perché, quando entreremo a Kobané. Ale, ale, ale. Il sorriso degli oppressi nelle montagne ci guidava, la libertà è un sogno, il sogno del Rojava. Se morirò in battaglia, compagni miei, quello che ho fatto io vi dico che lo rifarei. Adelante. Metamuta on the air, sempre dalla parte di chi combatte le ingiustizie. Una voce fuori dal coro che si unisce ad ogni voce di lotta. Ci hanno seppelliti, ma non sapevano che eravamo semi. Insieme contro le nocività del capitale. La gente che sa amare, il mio mitra un contrabbasso che ti spara sulla faccia, che ti spara sulla faccia. Anche questo è un brano appena uscito di Giorgio Canali e Rosso Fuoco, l'album si chiama 2020, il pezzo che vi proponiamo si intitola Morire perché. Morire perché un motivo si trova fra tutte le sante ragioni del mondo. Ce n'è sempre una nuova, morire perché non c'è mai fine al peggio. Morire di sete, morire di sonno, morire di fame, morire di maggio. Morire perché, morire d'amore, che quando poi resusciti ti chiedi chi te l'ha fatto fare e che ci sono altri mille modi per farsi male. Catene, bastonate, chirurgia sperimentale. Morire com'è, morire come muore il giorno, meravigliosamente, in un tramonto rosso inferno. E tutti intorno, luci che si accendono, gatti che scopano, fari che abbagliano. E poi la notte, la notte, la gente si spegne e sogna di morire perché ha paura.
paura di respirare, paura del vento, paura del silenzio, paura del tempo che ci vuole per crepare. Ha paura di vivere e ha paura di morire, anche se muore di noia, tanto è uguale. E io potrei morire per te, che tanto sono immortale. Ai 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 ai, la bella puente che va con la scala vera, bailando por su camini se la sudan todo y todo. Ai 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 ai, la mala suerte bailando, cantando canciones de mierda y la luna en el cielo, haciendo olvidar a los lobos. Morire per te sopra i soliti quattro accordi, morire per te che nemmeno ricordi la prima volta che mi hai baciato, se mi hai amato o non mi hai amato. Noi due in un campo minato, poi tutto esploso e chi è stato, morire per te un suicidio assistito, scontri di mostri nella testa e poi un salto nel vuoto. Un vuoto che a volte sembra così difficile da colmare, perché ogni tanto mi manchi, lo sai, ma va a cagare. Ai 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 ai, la bella puente che va con la scala vera, sbagliando por su camini se la sudan todo y todo. Sai ai ai ai, la mala suerte bailando, cantando canciones de mierda y la luna en el cielo, haciendo odiar a los lobos. Ay, 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 la bella puerta que va. Brano di Canali, l'ex chitarrista dei CCCP e dei CSI, abbiamo introdotto la ormai consueta rubrica che ci porta a ripercorrere la storia e la musica di quelle che sono le band che hanno girato intorno alla figura controversa ed eccellente di Giovanni Lindo Ferretti. Questo è l'urlo di dolore dei CCCP di fronte alla repressione cinese in piazza Tiananmen. Era il 14 giugno 1989 in piazza Santissima Annunziata a Firenze. Il 4 giugno era finita nel sangue la protesta contro il regime di Pechino. Versione rivisitata di Tempi Moderni, dal vivo, loro sono i CCCP. Thank you.
Tempi moderni, sporchi, nuovi e sanguinanti, volevo dirti, Tiananmen deserta. Chiudiamo il nostro ormai stabile tributo a questa band di grandissimi con un brano tratto dall'evento che si è tenuto al Teatro Puccini a Firenze il 12 settembre scorso. È Le Noctiléon di Gianni Maroccolo, il progetto che il nostro bassista preferito ha realizzato con la collaborazione di suoi amici musicisti. Qui è con Giorgio Canali. Il brano è una rivisitazione di un pezzo contenuto nel disco Linea Gotica dei CSI, ma qui ci sono solo Maroccolo e Canali. Questa è Blu. Alimentare catene implacabili, pausa tranquilla.
aperta la digestione, intransigente mute, rabbiose devozioni. Dicembre del 1968 faceva il proprio esordio discografico sul panorama musicale la band culto della scuola di Canterbury, quei Soft Machine che hanno visto la batteria e la voce un altro dei nostri ospiti assidui, Robert Wyatt. Dal loro primo album eponimo, questi sono i Soft Machine, il brano è Hope for Happiness. The days go by, I watch the sky, my eyes forever. The days go by, I watch the sky, my eyes forever. The days go by, I watch the sky, my eyes forever. The days go by, I watch the days go by, I watch the days go by, I watch the sky. The days go by, I watch the sky, the sky, the sky, the sky, the sky, the sky, the sky. Am I hoping to rest? Day go by, I watch the sky. My eyes will never quit. Day go by, I won't receive forever you will rest. Don't talk to me.
Intanto diamo il benvenuto a Pepe, un abbraccio a nonna Silvana, la mamma dei Pepe che non so come, non mi ricordo come si chiama, e al mio amico carissimo Ugo. Ciao ragazzi e benvenuto ancora a Pepe, davvero. Iniziamo adesso un lungo ping pong, vi tengo fino a mattina stanotte. Ma secondo me c'è da divertirsi. Questo ping pong tra due città italiane che a nostro avviso hanno dato il meglio di loro negli anni 80, ma non solo. Le due città sono Firenze e Catania. Per la programmazione catanese underground ci siamo avvalsi del nostro inviato a Bare Giovanni, che ringraziamo di cuore. Io spero che sia ancora ad ascoltarci. Partiamo però da Firenze con una band dalla quale il cantante prenderà poi slancio per una carriera solista che non abbiamo apprezzato mai. Ma loro erano davvero intriganti. Questi sono i Café Caracas con la cover di Tintarella di Luna alla voce Raff. Saltiamo alle pendici dell'Etna, dunque, per presentarvi un brano di una delle musiciste che apprezziamo di più del panorama canoro italiano. Ci presenta un brano di Rosa Balistrieri, una donna straordinaria, sempre in fuga dal potere sessista e maschilista a partire dal tentato omicidio dell'uomo che le avevano imposto come marito. Nelle sue peregrinazioni per sfuggire alla violenza del patriarcato ha fatto un lungo soggiorno anche a Firenze per circa 20 anni, e questo si inserisce a maggior titolo in questa programmazione che va a pendolo tra Catania e appunto Firenze. Rosa non era però di Catania, era nata a Licata in provincia di Agrigento nel 1927 e dopo il lungo soggiorno fiorentino è tornata a Palermo dove è morta nel 1990. Il brano che vi proponiamo è Cutiludissi, canta Carmen Consoli, lei sì è catanese. Allora, questa è una canzone portata al successo da Rosa Balistrieri. Chi era Rosa Balistrieri? Lo sapete, sì. Sicuramente una cantante molto d'avanguardia, una cantante che saliva sul palco vestita da prete e cantava mafia e preti si sono stretti la mano, hanno trovato un accordo, era questo testo di Buttitta, insomma era anche abbastanza criticata ai tempi, erano gli anni 70, gli anni 80, questa donna fu costretta a spostarsi, andare a Firenze
entrò nei circoli culturali, molto apprezzata anche da personaggi del calibro di Dario Fo. Insomma, Rosa cantava la nostra terra, senza compromessi, se ne fotteva della mafia e attaccava la mafia fortemente. Credo che sia la prima donna in Italia che abbia preso la chitarra e abbia dato voce ai propri sentimenti, quindi credo la prima cantautrice italiana. Io devo entrare nel licatese, perché Rosa si deve cantare in licatese, non si può cantare con l'accento catanese. E c'è una R molto particolare nel licatese che suona, licatese si dice? Sì, sì. Che suona molto bene. Quindi tra un po' la mia R catanese si trasformerà. E c'era anche un modo di Rosa, molto fiero, quasi con mano sul fianco, proprio di questa donna non altissima, che però non le mandava a dire. Vado? Massimo? Sempre di idea, storia. Cuti lo disse che vai a lasciare, ma è più la morte e non questo dolore. Ai 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 ai, moro 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 moro, ciao di nome gori, l'amore mio si tu. Ai 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 ai, moro 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 moro, ciao di nome gori, l'amore mio si tu. Consoli, che duetta con Marco Cocci, cantante malfunk e attore di origini pratesi. Il brano è Foxy Lady di Jimi Hendrix. You know you are as we live.
to take her home. I won't do you no harm, no. You've got to be all mine, all mine. The foxy lady. Sicilian foxy lady. Foxy lady, dimmi che sono la tua foxy lady. Foxy lady. Torniamo a Firenze, collettivo Victor Jara. Già evidente nel nome del gruppo la sua forte connotazione politica. Di questa big band facevano parte tra gli altri David Riondino e il nostro amico Daniele Trambusti. Questa è Il Bandito. Vai amico, ti stanno aspettando davanti a una banca o in una stazione, su una strada in una camera di albergo, nei cortili di una prigione. Ti stanno aspettando, hanno caricato l'orologio di un fucile. Aspettano che arrivi all'appuntamento. Non ti guarderanno in faccia prima di sparare. Faranno come se tutto fosse già successo. Vai amico, ti stanno aspettando, le carabine puntate e la coscienza bianca. Dietro gli occhi una parete di cera, su cui è scritto: cercare di scappare, sono loro che fanno girare le carte. Ti hanno preparato l'appuntamento, quando hanno voluto stringere la rete. Lo sanno bene che devi arrivare, ti hanno sempre guardato dal giorno in cui sei nato. Dal primo fanotrofio al primo informatorio, casa nel ghetto, al lavoro rifiutato, perché
non mi fido di un escarcerato dalla prima fame, dal primo furto, dal primo ingaggio, dalla prima pistola. Ora la macchina è pronta, la pistola è carica, ma i loro fucili sono già puntati. La miseria sarà ammazzata ancora una volta, e nessuno ha mai voluto che tu cambiassi strada. Quindi non aspettare, amico, hanno fretta, e non ci sono più carte da giocare. I sciacalli del buon senso, i drogati dell'ordine, oggi vogliono vedere il sangue alla televisione. Le bestie però ci hanno fame, vogliono carne da mangiare. Rimbalziamo a Catania, dove incontriamo il maestro, qui in una performance con Alice del 2016. Lui è Franco Battiato, il brano è Summer on the Solitary Beach. E già arrivava l'eco di un cinema all'aperto, e sulla sabbia un caldo tropicale dal mare. Quando il sole ci nutriva, di tanto in tanto un grido copriva le distanze, e l'aria delle cose diventava irreale. Mare, 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 voglio annegare, portami lontano a naufragare. Via, via, via da queste sponde, portami lontano sulle onde. Wonderful summer on a solitary beach, against the sea, le Grand Hotel Cigale Magique, mentre lontano un minatore bruno tornava. Mare, 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 voglio annegare, portami lontano a naufragare. Via, via, via da queste sponde,
e a Firenze, giusto 40 anni fa, in una sala prove di Via De Bardi al numero 32, vicino al bar Amici Miei, tra il Ponte Vecchio e il Ponte alle Grazie, nascevano i Litfiba. Questo è il loro primo singolo, La Luna. La nostra nave viaggiava veloce, e noi uomini noi vinceremo. Sarà quella sfera nelle nostre mani. Noi conquisteremo la luna. Noi conquisteremo la luna. Noi conquisteremo la luna. Terra deserta, solo c'è d'ombre. Mondo strano, c'eravamo ingannati. Sei quasi come cieco. Guarda le visioni, non lo stai vivendo. Finisce così brutalizzato il filmato, è un filmato d'epoca, però valeva la pena secondo me. Dei primi anni 80 è anche una band catanese che ha sviluppato una new wave brillante e originalissima. Di questo gruppo hanno fatto parte Mario Venuti e Luca Madonia, successivamente molto prolifici anche come solisti. Loro sono i De Novo, 1985, questa è Niente Insetti su Wilm. Sue
capacità. Niente insetti su il ma, niente insetti su il ma, niente insetti su il ma, niente insetti su il ma. Sempre nel 1985 esce questa demo che unisce due band fiorentine, ancora Litfiba, insieme ai Diaframma, che nel loro album d'esordio Siberia, un vero capolavoro musicale uscito nel 1984, avevano dato vita a questa traccia, qui appunto rivisitata insieme a Litfiba. Questa è Amsterdam. Thank you.
momentaneamente il ping pong tra Firenze e Catania per ricordare un grandissimo, il 6 dicembre 1994, sul set del film greco Lo sguardo di Ulisse di Theo Angelopoulos, moriva Gian Maria Volonté, uno dei più grandi interpreti del nostro cinema. Personaggio scomodo, versatile, ancora oggi troppo spesso dimenticato, e comunque era un grande compagno. Qui, in uno straordinario monologo tratto dalla Classe operaia va in paradiso, un capolavoro di Elio Paetri del 1971. Io non so come chiamarvi, signori lavoratori, operai, compagni, signori compagni, insomma non lo so. Ma Piatra, vieni qua, vieni a parlare al microfono. Dammi il microfono, vieni qua. Parla, parla un momento solo. Lo studente è lì fuori, ha detto che noi entriamo qui dentro di giorno, quando è buio, e usciamo di sera quando è buio. Ma che vita è la nostra? Questo proforno. Allora io dico, già che ci siamo, perché non lo raddoppiamo questo cottimo? Eh? Così lavoriamo anche la domenica. Magari veniamo qui dentro anche di notte. Anzi, magari portiamo dentro anche i bambini, le donne. I bambini li sbattiamo sotto a lavorare, le donne ci sbattono noi un panino in bocca e noi via che andiamo avanti senza staccare, avanti, 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 avanti per queste 4 lire vigliacche fino alla morte! E così da questo inferno, sempre senza staccare, passiamo direttamente a quell'altro inferno che tale distesa, eh? Sentimi bene, Massa, te che adesso parli tanto, ma dov'è che eri? Quando noi altri coi compagni del sindacato abbiamo fondato il sindacato qua della fabbrica, della PA. Dov'è che eri, eh? Rispondi. Dov'è che eri? Dov'è che eri? Facevi il cottimista. Seguivo la politica dei sindacati. Lavoravo per la produttività. Incrementavo io, incrementavo. È vero, è giusto. E adesso? Adesso cosa sono diventato? Guarda, sono diventato una bestia. Beh, sei una bestia, mica noi altri. Lo studente, lì fuori, dice, aspetta, concetto, dice, ecco, che noi siamo come le macchine, capito? Che io sono una macchina, io sono una puleggia, io sono un bulone, io sono una vite, io sono una cinta di trasmissione, io sono una pompa, la pompa è rotta, no, e non c'è più verso di aggiustare la pompa adesso. Io propongo questa proposta, di lasciare subito il lavoro tutti. E chi non lascia il lavoro subito adesso è un crumino, è un faccia di merda. Sono i Diaframma con Libra. A vetrate volto riflesso, frammenti di vetro. Ascolterò il suono che batte lontano, che arriva dal cuore. Il futuro ma non al passato, dentro di me. Di sempre come fiori recisi dal freddo, e quando non esistono li crea. Aggredisce il tempo che cambia il avvenire, tempo che splende ci segue ancora. Queste voci che consumano in fretta la mia vita, mi lasciano solo al centro, altro passato che non conosco più, il passato che rivive in ogni istante, e il futuro che si nasconde di fronte. A me,
Sano al basso, Edoardo Daidona alla chitarra, Lorenzo Moretto alla batteria, grazie, ciao, buonanotte. Il passato al cuore, le illusioni di sempre, abbatti il futuro se non ti appartiene, abbatti il futuro se non ti appartiene. Questa era la mente e la storia dei Diaframma, ovvero Federico Fiumani, che già dal quarto disco della band era diventato praticamente un progetto solista, e Federico compone, suona la chitarra e canta qui in questo brano che abbiamo appena ascoltato. Era un estratto dal disco del 1986, Tre volte lacrime. Lui era Federico Fiumani con Libra. Sì, e Giovanni, abbiamo avuto il solito problemino, erano un po' di settimane che ci lasciavano in pace, si vede che i Litfiba e Diaframma Insieme a Facebook non gli piacciono e quindi ci hanno segato per il copyright e abbiamo fatto fatica a ripartire. Riprendiamo da Catania, questo è Luca Madonia, che già abbiamo incontrato parlando dei De Novo, qui alla sua esibizione al Festival di Sanremo del 2011, accompagnato da Franco Battiato e Carmen Consoli. Il brano si intitola L'Alieno. Occasioni nuove, ma non mi basta mai quello che vedo. Passo tra gli odori e tra gli umori della gente che mi sfiora indifferente. Colgo l'occasione di un'estate al mare, dell'aria un po' confusa. Per colpa del calore io seguivo con lo sguardo l'onda sulla spiaggia, che arriva sempre uguale e tutto si ripete. E tu non mi basti più, io sono solo in questa vita. E forse come te mi sento. Ho speso la mia vita secondando le mie voglie, che spesso mi han tradito, volate come foglie. Ma il cuor non si comanda, e allora apriamo il nostro mondo, convinti che ogni storia si chiuda con un punto. E tu non mi basti più, io sono solo in questa vita. E forse come te mi sento. Io vivo nei panni di un alieno che non vola e non mi riconosco.
nei panni di un alieno che non vola, che non mi assomiglia, ma io vivo ai margini di una vita vera e non mi riconosco. Ancora, ma io sono andato in pallone completo con questa storia della censura, ho fatto una fatica a rientrare pazzesca, scusatemi davvero. Ancora il maestro Battiato in un live del 1982, questa è Gli uccelli dalla voce del padrone, album del 1981. Tra le nuvole con le regole assegnate a questa parte di universo, al nostro sistema solare. Aprono le ali, scendono in picchiata, atterrano meglio di aeroplani, cambiano le prospettive al mondo, voli imprevedibili ed ascese velocissime, traiettorie intercettibili, codici di geometria esistenziale. Cambio di stagione, giochi di aperture alari che nascondono segreti di questo sistema solare. Aprono le ali, scendono in picchiata, atterrano meglio di aeroplani, cambiano le prospettive al mondo, voli imprevedibili ed ascese velocissime, traiettorie impercettibili, codici di geometrie esistenziali. Nello spazio tra le nuvole, con le regole assegnate a questa parte di universo, al nostro sistema solare.
l'abbiamo scampata con questa, credo che ci lasceranno in pace per il resto della serata. Torniamo a Firenze, ancora i Litfiba. Questo è un brano tratto da Desaparecido, il loro primo album del 1985, ma questo brano lo avevano già suonato da un pezzo, infatti il video che vi proponiamo è del 1983 con La Preda, loro sono i Litfiba. Lascia stare i Litfiba, Giovanni, e soprattutto questi Litfiba, i primi Litfiba, quelli dei primi tre album, sono grandissimi. Questa invece è una delle band che proprio te, Giovanni, ci hai suggerito, loro sono i Bestiame. Dall'album d'esordio Transumanza Express, questa è Piccoli Muccioli. Sono un capolavoro ste band, grazie Gio. La mia forma di perpetismo comprende visioni, un immaginario colmo di forme e di suoni, quindi rifiuto verità o menzogne, io esico anche i colori, medito la tossicodipendenza. Dipendenza, perché necessita.
Sono straordinari sti qua, veramente i bestiame. I Magazzini Criminali invece nascono a Firenze come compagnia teatrale verso la fine degli anni 70. Qui vi proponiamo un estratto dal loro spettacolo Crollo Nervoso del 1980. Mogadiscio 1985.
Emergenza, emergenza. Non mi piacciono i cocktail. Emergenza, 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 emergenza. So, baby beauty, emergenza. You prefer a cock story instead, huh? I prefer a cock story. Cosa vuoi allora? Un'altra band suggerita da Giovanni sono i Percussonici. Il brano che stiamo per passare è tratto da un festival del 2012 a San Vitolo Capo. Questa è Sicily. Moving, 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 moving
Ancora a Firenze, inizi degli anni Ottanta, loro fanno un suono raffinato new wave. Il loro primo e unico album in studio è del 1985 e contiene questa My Blues Is You dal vivo già nel 1983. Loro sono i Neon. Thank you.
vecchi filmati che vanno in crash, spettacolo davvero, comunque grandi i Neon, erano veramente un gran gruppo. Si ritorna a Catania con i Lautari, nati nel 1987 con all'attivo molti album, dal loro lavoro Al Re del 2007, questa collaborazione con Carmen Consoli, il brano è Mala Razza.
fantasia. Tu ti lamenti, ma chi ti lamenti? Picca lo bastone e tira fuori i denti. Tu ti lamenti, ma chi ti lamenti? Picca lo bastone e tira fuori i denti. Tu ti lamenti, ma chi ti lamenti? Picca lo bastone e tira fuori i denti. Tu ti lamenti, ma chi ti lamenti? Picca lo bastone e tira fuori i denti. Tu ti lamenti, ma chi ti lamenti? Picca lo bastone e tira fuori i denti. Tu ti lamenti, ma chi ti lamenti? Picca lo bastone e tira fuori i denti. Tu ti lamenti, ma chi ti lamenti? Picca lo bastone e tira fuori i denti. Tu ti lamenti, ma chi ti lamenti? Picca lo bastone e tira fuori i denti. Nasdravi e Ugo, grande, con la vodka sei riuscito a tornare in tempo. Lui non è un catanese, ma si sconfina di pochi chilometri per arrivare a Siracusa, terra di nascita di un grandissimo Roy Paci, qui dal vivo a Penhouse nel 2017 al Festival ad Alta Felicità contro la TAV in Valsusa. Io c'ero. Loro sono gli Aretusca con Sicilia Bedda. Sicilia Bedda! Sicilia Bedda!
band trascinante, gli Aretusca, davvero belli. Quel concerto fu bellissimo, tre giorni spettacolari al Festival dell'Alta Velocità, all'Alta Felicità contro l'Alta Velocità in Val di Susa. Ci ho visto loro, ci ho visto gli Africa Unite, ci ho visto i management del dolore post-operatorio e poi il ritorno sul palco di una spettacolare Mara Redeghieri. Il prossimo brano invece è di una band fiorentina con la quale hanno collaborato per questo brano Stefano Bollani, Caparezza, Max Gazzè, Daniele Silvestri e Carmen Consoli. Il brano che vi proponiamo è Se mi rilasso, collasso. Loro sono la banda Bardot. Attenzione, concentrazione, ritmo e vitalità. Attenzione, concentrazione, ritmo e vitalità. Devo dare di gas, voglio energia, metto carbone e follia. Se mi rilasso, collasso, mi manca l'aria e l'allegria. Perciò attenzione, concentrazione, ritmo e vitalità. Odio il pigiama e vedo il rosso. Se la terra mi chiama non posso restare chiusa tra quattro mura. Ho paura di vivere, perciò attenzione, concentrazione, ritmo e vitalità. Attenzione, concentrazione, ritmo e vitalità. Sto fermo in giro, non passo dal via, piuttosto non gioco e vado via. Fuori dal vaso, fuori di testa, ho sempre un piede sul motore. Devo dare di gas, voglio energia, metto carbone e follia. Se mi rilasso, collasso, mi manca l'aria e l'allegria. Perciò l'età mi sta inchiodando, sembra Thor, ma sul palco corre salto Decathlon. Se mi metto a partire mi incastrano, le difese di un sire non bastano. Con chi vado a PC fai la fine di Kasparov. Se mi rilasso collasso di spalle, gioco tutte le carte. Dei semi rimasto collasso di spalle, lotto sulle mie gambe. Pepe Anna della banda Bardot, sempre palla nella panda marrò. Siamo selvaggi che danno di gas, siamo Marlon Brando. Attenzione, concentrazione, vitalità. Attenzione, concentrazione, ritmo e vitalità. Attenzione amico mio, concentrazione, viva Dio, la posta in gioco come sai non è da poco. E quindi vai, ma fai attenzione a quello che scarti. Non c'è tempo per rilassarti, non c'è tempo di avere paura. Ti rilasso, ti rilassicura. Ancora la banda Bardot nel 25esimo anniversario della band al Nelson Mandela Forum di Firenze 7 dicembre 2018. Presenza d'eccezione sul palco, quella di Cisco dei Modena City Ramblers e proprio della band emiliana è il brano che vi facciamo ascoltare in memoria di un grandissimo palermitano, Peppino Impastato. Ieri ricorreva l'anniversario della morte di Felicia, la mamma di Peppino, una donna straordinaria come Rosa Balestrieri, una siciliana con la schiena diritta. Questa è I 100 passi. Thank you.
si leggeva la voglia di cambiare, la voglia di giustizia che la porta a lottare. Si sa dove si nasce, ma non come si muore, e non so di che anni si porterà l'onore, ma la tua vita adesso fa cambiare. Solo si sente, solo sa camminare, gridando forte senza aver paura. Erano la band Bardot insieme a Cisco dei Modern City Ramblers, che hanno suonato prima Manifesto e poi 100 passi con la dedica a Peppino e Felice Impastato. Siamo ai saluti, una lunga puntata, quasi 3 ore di musica e di 4 chiacchiere, riflessioni varie che a noi piace sempre fare attraverso la strage della ThyssenKrupp, la provocazione di Moana Pozzi, la democrazia corinziana di Socrates, il ricordo di Orso e di Gian Maria Volontè e poi un ping pong musicale tra due città, Firenze e Catania. Noi siamo sempre qui, una radio che non segue regole né di spazio né di tempo, come ci ha detto il nostro compare Giovanni. Siamo qui, ci siamo quando ci siamo e quando non ci siamo, ci siamo lo stesso. Non si fa un passo indietro, nemmeno per prendere la rincorsa. Un grande abbraccio dal sub partigiano Simo e Gian Pabrò, le menti devastate della Metamuta on the air. Alla prossima! Oh,
doppia ciaba ciaba van proprio in papi. Boggia 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 ma fratei, non sei da fe, la su mie baste. Le radio sono più libere e te le sono private. Private sì, di libertà, da chi se le comprate?